Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba. Oggi siamo qui di nuovo con lei, con la mitica. Sarà la... Allora, oggi siamo qui per fare un video e praticamente useremo la macchina della verità. Abbiamo scelto delle domande che ci hanno fatto su Instagram e testeremo. Ok, partiamo. La prima domanda, sei gay? Proviamo. Inizio io, non sono gay, okay. Vero? Ma no, tu devi riprendere solo il telefono. Così è orizzontale. Però ti si vede. No, 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 no. Così. Così, brava. Aspetta, aspetta. Sei gay? Rispondi sì o no mentre... Devo schiacciare. No. Oddio, sto riprendendo male. Toglilo. Vero. Sorta. Eh? Ho ripreso tutto storto. Sei mai stata tradita? O sei mai stato tradito? Io penso proprio di sì, sono stato tradito. Falso. Non penso. Cioè è impossibile che non sono mai stato tradito in tutta la mia vita. Sì, tante volte. Falso. No, non siamo mai stati traditi. Passiamo con la prossima. Ok, sei fidanzato o sei fidanzata? Io no. Vero, vero. Martina single. Hai mai tradito il tuo ragazzo o la tua ragazza? Sì, una volta ho tradito. Cosa ridi? Non sto ridendo, tu guarda. Vero. No, no. Io sono una brava ragazza. Vero. Questa macchina della verità funziona comunque. Più o meno. Hai mai baciato uno che conoscevi da un paio di ore? Sì, l'ho fatto. Falso. No. Falso. Non è vero. Non devi dire le bugie. Non devi dire le bugie. No, non è vero. Ah, sei una di quelle ragazze, ok. Hai mai fatto l'amore? Sì, una volta ho fatto l'amore con mia sorella. Vero. Ma non è vero. Vediamo, Martina, hai mai fatto l'amore? No. Vediamo. Vediamo, eh. Falso. Non è vero che io ti abbia fatto l'amore, scusa. Perché non è vero? Tu sei scoglionito. Hai mai detto una bugia a tuo fratello? Nel mio caso a mia sorella. Vado io. Sì, più volte ho detto bugia a mia sorella. Vero. Ma sicuramente ho detto delle bugie. Vai, vai, vediamo. Io pure. Vero. Ah, dai. Cosa mi nascondi? Sei gelosa di Giuseppe e io faccio sei gelosa di Martina? No, io non sono gelosa di mia sorella, per niente. Falso. Funziona, funziona. Funziona, Marti, eh. Secondo me funziona, dice la verità questa roba. Io sì, sono molto gelosa di Giuseppe. Vero. Sei mai stata fidanzata o fidanzato di nascosto? No, non sono mai stato fidanzato di nascosto. Vero? No. Questo mi sa tanto di bugia. Vero. Siete mai stati sospesi a scuola? Io sospeso o no? Vero? Dai, vediamo. No, sospesa neanch'io. Cioè, che io ricordi. Poi Bravissima Martina. Vi siete mai visti nudi? Io no, non ho mai visto mia sorella nuda. Cos'è, quando eravamo piccolissimi? Fatti falsi. Bene. È inutile che la faccio anch'io. È intelligente Martina, non la facevo così intelligente. Ti puzza il culo? A me puzza il culo. A me puzza il culo. Dai Giuseppe. Oh, a te profuma? Ho capito, ma che domanda. Vero. Vediamo se te puzza il culo, dai. Vediamo. No, adesso esce falso, vuoi vedere? Vero, no, a te profuma? Scemo. Ok, vuoi bene davvero a tua sorella? No, se esce falso tiro uno di quei cerconi che... No, io non voglio bene a mia sorella. Vero. Oh, vai piano, eh. Ma vediamo. Come mi vedi? Vediamo, vediamo. Sì, io amo mio fratello. Fabio! Perché non ti amo, ti voglio tanto bene. Ma hai mai graffiato queste unghie? Te lo meriti. Hai mai avuto una cotta per tuo fratello? Prima di rispondere a questa domanda, vi devo dire una cosa importantissima. Fermo solo un minuto la macchina della verità, perché voglio parlarvi di una cosa che mi sta molto molto a cuore. Un'iniziativa bellissima che è la Change the World Challenge, organizzata dall'Associazione Diplomatici, che è un evento che si terrà il 26 marzo 2020 a New York. In cosa consiste e perché ve ne sto parlando? Avrete la possibilità di esporre una vostra idea per cambiare il mondo. Non sto scherzando. Cosa dovete fare? Ognuno di noi nel nostro piccolo ha delle idee che comunque, oltre ad aiutare se stessi, potrebbero aiutare il mondo intero. Ci capita spesso, infatti, di dire magari a dei nostri amici o ai nostri genitori: oh, se io avessi il potere di fare questa cosa, farebbe un sacco del bene a tutti. Cambierei questo, cambierei quell'altro. Quindi ora voi avete la possibilità di farlo, perché potete pubblicare delle storie o un video su Instagram dove taggate appunto l'associazione
relazioni diplomatici e usate l'hashtag Change the World Challenge, esporre la vostra idea. Verranno ripostate tutte dall'associazione diplomatici e da me. E le 5 più belle, sentite un po' le 5 più belle, quelle che potrebbero davvero cambiare il mondo in bene e in meglio, vinceranno una borsa di studio e un viaggio per New York, appunto per il 26 marzo 2020, in modo tale che la vostra idea non venga ascoltata solo dalle persone che vi seguono su Instagram, visto che farete il video, o dai vostri amici, ma verrà ascoltata da un sacco di persone, da un sacco di esperti che vi aiuteranno a realizzarla. E in più incontrerete tantissime persone che come voi hanno avuto un'idea magnifica per cambiare il mondo in meglio. Ovviamente ne abbiamo vista una infatti bellissima che ha cambiato un po' tutto il mondo, ovvero quella delle cannucce di troppo nei fast food che sono state eliminate, ma sono sicuro che ne avrete tantissime altre per migliorare il posto in cui viviamo. Quindi io in descrizione vi lascio il link del sito, così se volete informarvi meglio potete farlo, e ricordatevi di mandarmi video che farete in modo tale che io li possa ripostare. Date sfogo alla vostra creatività. Sì, io ho avuto una cotta per mia sorella, vero? No. Vero. Guardate questo. Hai mai pensato che fosse meglio essere figlio unico? Sì, io a volte ho pensato che fosse meglio essere figlio unico. Ma sei sonnata grazie a te e alle tue scelte. Vero. Quando ero piccolo ti odiavo, cioè mi picchiavi. Ma vai, vai. Indietro. No. A parte che sono nata dopo di te. E cosa c'entra? In ogni caso. Vero, bravo, bravo, grazie Marta. Hai mai sbirciato nel telefono di tua sorella o tuo fratello? No, a te la so già la risposta. Sì, io più volte ho sbirciato il telefono di mia sorella. Vero. È pure nel mio profilo Instagram, quindi. Allora. No, io non ho mai sbirciato niente. Ma non ci credo neanche. Ma come facevo? Falso, falso, falso. Hai mai cagato nel bidet? Io ho un mio amico che ha cagato nel mio lavandino. No, personalmente non ho mai cagato nel bidet. Falso. Ok, forse una volta l'ho fatto. No, non ho mai cagato nel bidet. Beh, nella doccia sì. Qui è la musca del bagno. Noi tre, vabbè, a 3 anni, no, io l'ho fatto. 3 anni, cosa ne so che non va giusto. Io a 17 anni ho cagato nella doccia, ho cagato. Ma perché? E mi scappava. Te non scappa mai? Pensavo per il sacchetto del cane. Una volta l'ho fatta nel sacchetto del cane. Perché c'era mia mamma in bagno. E no. Io mi stavo cagando, ci giuro, mi stavo cagando addosso. Come fai a sopportare Giuseppe? Allora facciamola così, sopporti tua sorella, sopporti tuo fratello. Io amo mia sorella, la sopporto, la supporto e la sopporto. Anche perché sono tanto brava io. Falso. No, io in questo momento lo odio. Falso, mi spiace. Mi ami anche in questo momento. No, no, ti odio. Ti sei mai addormentato in treno, sì? Sì, e una volta mi sono anche ritrovato in Svizzera. No, l'estate scorsa mi sono addormentato in treno e mi hanno anche derubato. Ti ricordi? Giuseppe, mi hai dato la colpa a tua sorella quando invece eri stato tu? Sì. Si fa viceversa. Vai, vai. Tante volte ho dato la colpa a mia sorella quando in realtà era colpa mia. Vero? Sì, un sacco di volte. Falso. Sei sempre stata onesta con me, Martina. Sì, una roba. Hai una crush a Martina? L'hanno voluta far solo. No, risponde anche lui. Sì, ho una crush. A Giuseppe dico sempre tutto. No, è vero. Lo dico dopo. Io sì, anche più di una. Vero? Avete mai fatto dei pensieri strani sull'altro? Io sì, su mia sorella ho fatto dei pensieri strani. Così non capisco se niente o no, capito? Voglio vedere, falso, vedi? Voglio vedere se davvero funziona. No. Ah, è vero. E se è vero, appunto, che c'è. Mi confondo, mi confondo. Vai, stop, stop. Grande. Allora, qua è finito. Beh, dai, parla. Questo video è finito, spero vi sia piaciuto e vi siate divertiti. Io e mia sorella vi salutiamo. E se volete un altro video, commentate con chi lo dovrei fare. Se volete una persona ancora con te. Ci abbiamo già fatto. Ok, ciao.
sono barbuto, ma non ho la barba.